Un ulteriore passo in avanti, commissario, verso la realizzazione della RSA. Sì, diciamo che oggi abbiamo presentato il progetto in definitivo esecutivo per 40 posti, ma noi contiamo di realizzarne un altro in via Taraschi di ulteriori 40 posti, perché riteniamo che al di là di quello che è l'utilità anche per l'ente, per il risanamento dello stesso, ma comunque di dare risposte importantissime da un punto di vista sociale che sul territorio di fatto sono completamente assenti. Non solo attraverso queste due RSA, ma anche attraverso altri immobili che noi abbiamo, il Caraciotti, il mobile di Corropoli, andiamo a mettere dentro delle attività che comporteranno sul territorio della Mano almeno 200 posti di lavoro. Credo che, oltre a risolvere un problema sociale così importante, ridare economia anche a questo territorio. Io, come ho detto prima, teniamoci l'ASP molto vicino perché secondo me è utile per il territorio in tutti i sensi. Ha spiegato il dirigente Tittarelli che l'intenzione sarebbe andare a gara sia per il Regina Margherita che per il Germa Marconi entro l'estate. Beh, noi, come dire, lo speriamo anche perché, ripeto, sono progetti importanti anche per la città, per riqualificare una zona che per anni purtroppo non è che sia stata, insomma, il massimo. Per cui speriamo che le lungaggini, che spesso e volentieri si verificano, in questo caso, diciamo, ci abbandonino un attimo e i lavori partano in maniera più veloce. Bene, voi sapete benissimo quanto sono importanti le ASP per la promozione delle politiche sociali all'interno dei territori, in particolare l'ASP 1 sotto la guida del nostro commissario Roberto Canzio sta ben operando e ha avviato una serie di azioni concrete per il comune di Teramo e per il territorio limitrofo. In particolare oggi presentiamo un progetto da 10 milioni di euro di recupero di un ex immobile destinato poi, che sarà nel tempo, destinato a tutta la cittadinanza, in particolare come RSA, un corpo, e un altro corpo per asilo bambini 0-6 anni. Quindi un grande intervento di rigenerazione urbana che tenderà anche a qualificare un intero quartiere all'interno di questo comune.